Il pastore Pavel Dmitrienka e sua moglie Valentina decisero di mettere Dio al primo posto, nonostante le difficoltà. Cosa possiamo imparare dalla loro storia che ci aiuti a mettere Dio al primo posto nella nostra vita oggi? Nel 1993, il pastore Pavel e Valentina erano responsabili di una chiesa che si riuniva presso il domicilio di una famiglia a 9 miglia dalla loro sede pastorale. Per raggiungerla, dovevano attraversare la città, seguendo un percorso particolarmente accidentato e pericoloso. Giunsero a destinazione stanchi ed affamati, e gli scaffali dei negozi a Sukhumi, capitale della regione separatista dell'Abkhazia in Georgia, erano vuoti. Il conflitto armato tra le forze georgiane e abkhaze aveva provocato una grande penuria di derrate alimentari nell'area. Pochi fornai producevano pane e lo vendevano di notte, e ogni volta che Valentina si arrischiava a fare quel viaggio per Sukhumi, trovava le panetterie vuote. Un giorno, alla fine del servizio di culto, Maya, un membro della chiesa, offrì a Valentina del pane, ma lei non volle accettare il dono. Maya, che era una donna generosa, insistette piangendo. Allora Valentina prese la pagnotta, la divise in due, ne tenne la metà per sé, porgendo l'altra metà a Maya. Valentina e suo marito erano felici del dono ricevuto. Non mangiavano pane da oltre 6 mesi. Valentina aveva pensato di mangiarlo con la zuppa d'orzo. Tornando a casa, incontrarono una donna anziana, magra ed emaciata. Mendicava cibo e si vedeva che stava morendo di fame. Valentina ricordò la gioia che Maya aveva provato quando aveva condiviso il pane con lei. Avrebbe avuto il coraggio di condividere anche loro la benedizione del cibo che possedevano, nonostante la situazione così difficile? Valentina aprì la borsa e le diede la mezza pagnotta che la vecchietta accettò, piangendo di gioia. Valentina e Pavel proseguirono il loro cammino verso casa, con un sorriso gioioso sul volto. Ciò che avevano sperimentato, essendo generosi in quell'occasione, aveva fatto loro dimenticare i morsi della fame. Mettere Dio al primo posto, qualche volta significa condividere con gli altri ciò che abbiamo, anche quando le risorse disponibili sono limitate. Il pastor Pavel e sua moglie Valentina misero Dio al primo posto, sacrificando il pane che avevano ricevuto. Il loro coraggio è per noi fonte di ispirazione oggi. Gesù ha rinunciato a tutto per redimerci, e il suo amore ci impegna a mettere il suo regno al primo posto nella nostra vita. Restituire la decima e donare le nostre offerte è la nostra sfida a mettere Dio al primo posto oggi.